Ciao, ti do il benvenuto a questo nuovo video. Io sono Emanuele e questo è il canale Utilizzo Professionale di Microsoft Office. Oggi non parleremo di Excel, o almeno non solo, in quanto vedremo una funzionalità che è trasversale a tutti gli applicativi del pacchetto e quindi che ritroviamo anche su Word e PowerPoint. Da alcuni anni, attraverso il comando Export della scheda file, è possibile trasformare un documento in PDF. Prima era necessario installare un programma apposito. Adesso, però, a differenza delle opzioni di stampa, sembrerebbe che sia impossibile convertire solo alcune pagine. Ma ovviamente non è vero. Ve lo faccio vedere subito dopo la sigla, ma nel frattempo mettete un like a questo video ed iscrivetevi al canale attivando le notifiche in modo da rimanere aggiornati su tutte le prossime novità. Questa funzionalità che andremo a vedere si applica a tutti gli applicativi della suite Microsoft 365, perciò l'esempio in questo caso lo facciamo su PowerPoint, ma vale anche per Excel e per Word. Quando andiamo a stampare un documento, sappiamo che tra le opzioni di stampa possiamo scegliere se stampare tutte le diapositive oppure solo alcune diapositive. In questo caso si tratta di 46 diapositive, potremmo scegliere di stampare le diapositive dalla 10 alla 15. Questo vale nel caso in cui utilizziamo la stampante. Quando esportiamo i dati e trasformiamo il documento in PDF, sembrerebbe che dobbiamo per forza di cose convertire in PDF tutto il documento. Ma non è vero. Occorre conoscere una piccola opzione che compare quando utilizziamo questo comando. In questo caso clicco su Crea PDF e prima di andare a salvare il file in PDF vado a selezionare le opzioni. In questo caso potrò scegliere se andare a stampare e convertire in PDF, quindi tutto il documento, la diapositiva corrente, la selezione nel caso in cui io abbia effettuato una selezione all'interno del documento, oppure le diapositive dalla 10 alla 15 come abbiamo impostato precedentemente. Sempre in questa videata posso impostare se il PDF deve essere conforme PDFA o no. Questo significa che il documento, una volta creato, se conforme PDFA, non potrà essere modificato senza perdere appunto la conformità. Dando l'ok e pubblicando il documento, in questo caso lo vado a pubblicare solo sul desktop, verrà effettuata la conversione e in effetti, se apriamo il nostro PDF, saranno presenti solo le slide dalla 10 alla 15 come selezionato. Ripeto, vale anche per Excel e per Word. Facile, vero? Basta gestire le opzioni in fase di salvataggio. Inoltre abbiamo visto che dalla stessa finestra di dialogo è possibile gestire l'opzione conforme PDFA, che spesso può venire richiesta per certificare che il documento non sia stato modificato dopo la conversione in PDF. Oggi un video breve, ma che secondo me potrà tornarvi utile in futuro. Ringrazio tutti gli abbonati al canale per il sostegno che ci state dimostrando, sia economico sia in termini di idee e spunti per nuovi contenuti. Se non sei abbonato, valutane la possibilità. Un piccolo contributo può davvero rendere grande questo canale. Ci sono tanti modi per rimanere aggiornati su tutte le novità e sui prossimi tutorial. Puoi iscriverti a questo canale YouTube e attivare le notifiche. Oppure iscriviti alla pagina Facebook Utilizzo Professionale di Microsoft Excel. Se preferisci Telegram, puoi aderire al canale Utilizzo Professionale di Microsoft Office. Infine, siamo anche su TikTok e su Instagram con il profilo UPMS Excel, Utilizzo Professionale di Microsoft Excel. Insomma, abbiamo tantissimi modi per rimanere in contatto. Io vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo tutorial. Un saluto da parte mia, Emanuele Vietti, e da tutto lo staff di Esperta. Alla prossima!